L'ATER di Lanciano ha 100 anni di storia e vuole guardare al futuro per portare avanti progetti e patti col territorio. La storia dell'ATER è stata ripercorsa nel convegno dedicato al centenario. Fausto Memmo, presidente ATER Lanciano, 100 anni, tante attività, tante iniziative messe in cantiere. Sì, oggi è una data importante, abbiamo deciso di festeggiare con tutti i sindaci del comprensorio, con le autorità, questa data. Per questo evento abbiamo provveduto a far realizzare dal nostro ente un anullo filatelico, che è importante, e un libro che ricorda i 100 anni della storia, un libro che raccoglie tutte le planimetrie e tutti gli edifici, anche fotografici, che in 100 anni questo ente ha realizzato. E oggi festeggeremo insieme alle autorità questa data importante che rappresenta il passato e parleremo anche di presente e di futuro, perché è importante che quest'ATER continui a lavorare come ha fatto bene negli anni. Ringrazio i miei precedenti amministratori per il lavoro svolto fino ad ora. Il presidente Marco Marsiglio è intervenuto in collegamento web. Un passaggio importante per la storia dell'azienda, ha detto. Molte sfide ci attendono per il futuro con programmi europei e nazionali. Assessore Nicola Campitelli, l'ATER celebra i 100 anni ma guarda al futuro e nel futuro c'è anche l'impegno della regione. Assolutamente sì, se consideriamo che il 40% dell'energia prodotta complessivamente è assorbita dal tessuto edilizio, si capisce bene che comunque è una fetta importante. Noi come Regione Abruzzo siamo assolutamente consapevoli di questo, abbiamo già approvato un PDL in giunta rispetto alle comunità energetiche, un modello innovativo, i cittadini si mettono insieme e producono e consumano energia rinnovabile. Poi siamo la regione capofila rispetto al progetto europeo Tiger, che coinvolge anche le ATER sulla riqualificazione delle abitazioni. Il centenario è un traguardo importante. Giuseppe D'Alessandro, quali le iniziative che state mettendo in atto? E oggi raccogliamo l'impegno e la responsabilità verso un territorio, verso il suo patrimonio, e con questo vogliamo lanciare, in occasione del PNRR, del già Superbonus 110 e delle altre iniziative di realizzazione per la rigenerazione del patrimonio, un grande patto con le amministrazioni comunali che sono anch'esse in difficoltà, e quindi lanciare, come dire, una piattaforma di collaborazione istituzionale a favore del territorio e dei bisognosi di una casa. Rilanciare la soluzione al diritto alla casa significa affrontare con capacità e sintesi quelle che sono le nuove necessità anche dopo la pandemia.